Allora, andiamo a fare di nuovo questi Fisgirl, spero di aver pronunciato bene, con la ricetta che mi ha donato Caterina Buono. È una ricetta originale altoatesina. Come vedete, l'unica cosa è il lievito di birra. Io di solito uso la pasta madre, però adesso farò la ricetta originale, poi magari proveremo anche con il lievito madre. Bene, allora sciolgo il lievito di birra, mezzo cubetto, con l'acqua tiepida. L'acqua deve essere tiepida, non calda, è tiepida, appena tiepida. Ci metto la trigonella, che buon profumino già. Ok, ci metto il cucchiaio di olio e poi sciolgo bene. Sciolgo bene e dopodiché metto la farina di segale, questa è una farina dell'Alto Adige, e dopo metterò anche quella pochina, i 150 grammi di zero. Finisco di mettere tutta l'acqua. Continuo a mescolare, poi aggiungo anche quella zero. Caterina, naturalmente se sto sbagliando qualcosa fammi sapere. È la prima volta che faccio questa ricetta. Caterina è di Bolzano, quindi conosce bene questo tipo di pane. Qui sto mettendo il sale, anche troppo, direi 2 cucchiaini, perché è già saporito con le spezie, quindi ne basterà anche uno. Metto il finocchio, il cucchiaino di finocchio e poi dell'anice. Dicevo, Caterina è di Bolzano e questa ricetta lei l'ha fatta in un corso con uno chef altoatesino. Me l'ha semplicemente passata, io la sto rifacendo. Ok, continuo a mescolare. Bene, l'impasto è quasi pronto. Adesso mi inumidisco un po' le mani e lo lavoro un pochino con le mani in questo modo. Io qui naturalmente ho tagliato qualche pezzettino. Se riuscite a lavorarlo col cucchiaio va bene lo stesso, altrimenti ecco, con le mani umide va bene. Ok, ho preparato la segale dentro una scodella. Ed ora direttamente con il cucchiaio, in questo modo, bagniamo la pagnottina. Come vedete, devono essere piccoline, anzi, io le ho fatte anche fin troppo grandi. Infatti, ne ho fatte 4 piccole e una grande. Se vi capita di andare in Alto Adige ed entrate dentro uno dei tanti forni dove ci sono tantissimi tipi di pane con i semi. E poi dolci, per non parlare dei dolci, dentro si sente un profumo inebriante. Una volta finite di prepararle, le copriamo con la pellicola. Io le ho messe nel forno con la lucina accesa, forno spento, e con 2 ore dovrebbero raddoppiare. Eccole qua, vedete, già si sono formati già gli spacchi sopra, è la caratteristica di questo pane. Bene, il forno a 200 gradi per all'incirca mezz'ora, poi vi regolate a seconda del vostro forno. Ecco qua, le mie le ho tirate fuori, ma forse un'anticchia di più oppure il forno leggermente più alto. Si dovevano colorire un pochino di più. Ora le lascio raffreddare, non vi dico il profumo che ho in cucina, paradisiaco. Fuori sono croccantine e dentro morbide, le sento che sono, sì, sono morbidissime dentro. Ed ora non ci resta che gustarlo, dopo che si è raffreddato un pochino. E questo pane è ottimo anche per la colazione, con burro e marmellata e con lo speck poi la sua morte. Bene amici, ringrazio Caterina per la ricetta e ci vediamo al prossimo video. Ciao!